benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi parliamo di un nuovo prodotto. Si tratta di un ebook reader e si chiama Kobo Aura H2O nella sua seconda versione. Prima però di farvelo vedere più da vicino, andiamo a scoprire le sue caratteristiche tecniche. Kobo Aura H2O Second Edition è un ebook reader caratterizzato da dimensioni ridotte e da un peso di 207 grammi. Il display è da 6,8 pollici, touchscreen con tecnologia e-ink HD, così da simulare l'effetto dell'inchiostro sulla carta. Non mancano poi 8 GB di memoria interna che permettono a Kobo Aura H2O di contenere fino a 6.000 ebook, la connessione Wi-Fi e il connettore micro USB. Il device vanta inoltre la tecnologia Comfort Light Pro, che offre una migliore esperienza di lettura al buio, e la certificazione IPX8, che lo rende resistente alle immersioni fino a 2 metri per un massimo di 60 minuti. Kobo Aura H2O Second Edition supporta infine 14 formati diversi, 11 stili differenti e fino a 50 dimensioni per i caratteri. Ecco qui il nostro Kobo Aura H2O, come dicevamo prima H2O perché non teme l'acqua, può rimanere in immersione fino a... aiuto da casa? 60 minuti! Brava, 60 minuti e fino a 2 metri sott'acqua. Innanzitutto, menu home, abbiamo i libri che abbiamo all'interno del nostro catalogo. Giuro, il libro di Federico Moccia non è il mio, perché c'erano dei libri già preinstallati. Sappiamo quanto abbiamo letto, quanta percentuale e quanto tempo manca alla fine della lettura. Se andiamo su sfoglia, che troviamo in questo piccolo menu ad hamburger, possiamo trovare anche i libri da acquistare. Innanzitutto partiamo con una panoramica e un campo di ricerca dove possiamo cercare direttamente i libri che ci interessano, oppure abbiamo già delle categorie suggerite, oppure entrare nelle vere e proprie categorie. Scusate, guardate qual è il problema grosso di questo Kobo: è la reattività. Una volta che toccate il touchscreen ci mette veramente tanto tempo prima di aprire il menu che desiderate. Queste sono le varie categorie. Andiamo però ora a provare a leggere un libro, quindi entriamo i miei libri, se lo desidera. L'ultimo faraone, il ciclo egizio, per esempio. Eccolo qui, in questo momento la formattazione è in questo modo perché l'ho stabilita io, ma potete scegliere la formattazione che preferite, quindi se siete ciecati potete tenerlo anche fino a grande così, ecco, mi sembra un po' troppo, però... oppure potete decidere che grandezza deve avere il font, potete stabilire anche l'interlinea, potete anche selezionare l'allineamento, quindi o allineamento sinistra oppure giustificato, che sembra un po'... sai quando ti mancano dei denti? È uguale la giustificazione. Va bene, poi abbiamo statistiche, ci dice a che percentuale siamo, quanto tempo rimane per finire un tal capitolo e un altro po' di statistiche. Devo dire che è abbastanza interessante questa parte. Posso selezionare anche il dizionario. All'interno del dizionario digito direttamente le parole che mi interessa, di cui mi interessa trovare il significato. Abbiamo sia monolingua in inglese e in italiano, ma anche dei dizionari da una lingua all'altra. Poi, cosa abbiamo di altro? Cosa offre questo Kobo H2O? Dai! Passiamo ora invece alla luminosità del display, che mi piace parecchio perché oltre a selezionare quanto, quindi l'intensità della dell'illuminazione che va da 0 a 100%, potete scegliere anche il tipo di temperatura, quindi caldo oppure freddo. Questo serve per salvaguardare la vostra vista durante le ore notturne, perché ho scoperto, la leggenda narra, che di notte se siete bombardati da luce blu non vi addormentate più, quindi è una roba, rimanete svegli forever. Se invece selezionate auto, per quanto riguarda la luce naturale, lui si setterà in base all'orario in cui siamo. Se siete nelle ore diurne rimarrà tendenzialmente sul blu, quando invece vi sposterete nelle ore notturne, soprattutto prima che andiate a letto, perché dovete dirgli a che ora solitamente andate a letto in modo che lui si possa calibrare, inizierà a tendere più sull'arancione, il giallo, vedete come... A me non piace tantissimo, però vi assicuro che la sera è davvero riposante. Questo Kobo Aura H2O non ha la SIM, ma semplicemente la connessione Wi-Fi, quindi per poter scaricare tutti i file oppure per cercare nuovi libri da acquistare sul Kobo Store dovete comunque collegarvi alla rete di casa o dove siete, in qualsiasi posto dove siate.
oppure direttamente al tethering del telefono. Manca adesso da verificare la caratteristica più importante, ovvero come funziona sott'acqua. Andiamo a provarlo, dai, forza. Tiriamo ora le somme in merito a questo Kobo Aura H2O. Innanzitutto, mi piace molto perché ha uno schermo molto ampio e ben visibile, anche la risoluzione è molto buona. Altra cosa che mi piace un sacco è il fatto che sia waterproof. E voi direte, ma come cacchio lo uso in acqua? Beh, ci sono due opzioni. Una può essere nella vasca da bagno, magari mentre vi state rilassando in un bel bagno caldo e volete leggere, poi, ops, mi è caduto dalle mani e cade nella vasca. Potete tranquillamente continuare a leggere. Ecco, non penso che nessuno legga in immersione con un ebook reader, però sicuramente salvaguardarlo può essere una cosa buona e giusta. Altra cosa invece, potete usarlo per esempio in spiaggia o in piscina, con le mani bagnate, con la sabbia, con tutto quello che farebbe veramente paura a un libro normale o a qualsiasi altro tipo di tecnologia. Ecco, diciamo che questo Kobo Aura H2O non viene spaventato né da sabbia né da acqua. Altra cosa che ho apprezzato è la luminosità dello schermo. Mi spiego meglio, oltre ad aumentare e abbassare l'intensità della luce in questo modo, potete anche scegliere il tipo di illuminazione, quindi se avere un colore più caldo o un colore più freddo. Questo serve per salvaguardare la vostra vista in base all'orario in cui state leggendo. Ultimo tra i pro sono le statistiche. Ci sono anche in altri ebook reader, ma non sono messi in grafica in questo modo. Secondo me sono molto carine, hanno proprio il loro perché. Per quanto riguarda invece le... Ta-da-da-da! Scusate, mi ero dimenticato di farlo. Le note dolenti! Le buco, le note dolenti! Per quanto riguarda invece le note dolenti, ce n'è una sola, che è anche abbastanza grande, però è una notona dolentona. Vabbè, comunque... Il grosso problema di questo Kobo Aura H2O è il fatto che la reattività non è reattiva. Infatti, ogni qualvolta che premerete il touchscreen, prima che Kobo Aura H2O faccia, esegua i vostri ordini, ci vorrà più o meno, non vi dico un secondo, ma poco ci manca. Forse anche più di un secondo. Ecco, quindi diciamo che non è super reattivo, però alla fine dovrete leggerci solo e soltanto i libri, quindi tutto sommato è un problema sormontabile che speriamo che si possa risolvere con un aggiornamento del software. Concludendo la nostra recensione di questo Kobo Aura H2O, il prodotto è comunque ottimo, è versatile perché si può utilizzare ovunque vogliate, non teme acqua, sale? Sabbia? Sale? Non teme la sabbia, è comunque un prodotto che costa 179 euro, quindi è nella media e direi che ci è piaciuto, continueremo ad utilizzarlo. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Qualsiasi domanda abbiate su questo prodotto, Erika sarà sicuramente felice di rispondere a tutte le vostre domande. Giusto, Erika? La voglia, sono qui apposta. Ricordate di iscrivervi, l'avevo già detto di iscrivervi al canale. Va bene, comunque guardate degli altri video sul nostro canale perché siamo sicure vi piaceranno. Tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao!